Esiste una posizione o una condizione o una situazione dove finalmente possiamo stare in santa pace? Pace interiore? Senza problemi. Pace interiore? In modo definitivo. Pace? No, perché sono in parecchi a cercarla questa cosa qui. Cioè un momento della vita dove finalmente potersi fermare per sempre. E infatti molti si fanno film in testa su questo. Ora mi sposo, così finalmente vivrò felice, sarò autonomo e... vivrai felice. Sarai autonomo. Forse non hai capito che quando ti sposi inizia una vera battaglia. Coi figli, con la suocera, con la casa, con la moglie. Oppure c'è chi dice, no, adesso ho trovato il posto fisso, quindi sto tranquillo. Tranquillo. Mi vengo certe volte. Ci sarà di sicuro qualcos'altro che ti darà filo da torcere. No, però adesso finalmente ho finito di pagare il mutuo, quindi... quindi comprerai qualcos'altro, perché la vita va avanti. No, è un fatto mio, personale. Praticamente con questa prospettiva sembra impossibile trovare una stabilità nella vita, perché dovrai sempre aspettarti qualcos'altro. Ma infatti molte volte Gesù nel Vangelo dice di tenersi pronti, di avere le lampade accese, di stare svegli, di non farsi scassinare la casa, di attendere l'arrivo del padrone dalle nozze e cose di questo genere. Ma siamo sicuri che non esiste affatto il momento in cui finalmente questa tensione finisce? Io non lo so, non lo so. Ma in realtà esiste, è come se esiste. Un luogo dove finalmente puoi stare in santa pace. La tomba. È un posto fisso, dove i vicini sono silenziosissimi, dove non hai nessuno che ti rompe le scatole e addirittura non devi spendere soldi per tasse. Non è quello che cercavi, solo che questa noi la chiamiamo morte, non vita. E il problema è proprio questo: avere un ideale di vita statico, senza più cambiamenti, senza poter crescere e andare avanti, con un punto d'arrivo, punto e basta. Un giorno tutto questo sarà tuo. Uno spesso si illude di aver trovato un punto nella vita e invece trova sempre virgole, perché la vita è movimento, evoluzione, cambiamento. Si scrivono sempre pagine nuove nella vita perché la storia va avanti. Il fermarsi assomiglia tantissimo alla morte ed è una grande illusione pensare di trovare il momento in cui ti fermi definitivamente con il lavoro, con gli affetti, con tutto il resto. In altre parole, dove vuoi arrivare nella vita? Ovunque vuoi arrivare, sappi che non sarà una meta, ma una tappa. E se sei stanco della vita e non ce la fai più e vuoi fermarti definitivamente, beh, penso che è proprio questo il momento di cambiare, no?